Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Come vedete quest'oggi si riprende sempre col cellulare. I capelli, fatemi controllare un attimo se mi si vede bene. I capelli, sì, sono un po' alla cavolo, mi scuso per il casino. E quest'oggi sarà un breve vlog dove vi mostro un pacco che mi è arrivato da Bulk Powders, ordine che ho fatto per il Cyber Monday. E direi di partire subito con questo piccolo unboxing. Perfetto ragazzi, questo è il pacco di Bulk Powder, molto piccolo. Ci sono solo due cose che ho preso, visto che le avevo quasi finite. Mi ho detto già sulle stories, ho fatto un ordine di quello che mi serviva e che volevo provare, perché su My Protein non era più disponibile nella versione piccola. E visto che sento sempre parlare bene di Bulk Powder, ho detto ma sì, proviamolo, testiamolo. Allora, ho preso due sacchi di whey, proteine in polvere del siero del latte. Questa, quella da un chilo, ha il gusto caramello salato. Ormai, come avrete capito, adoro il caramello salato. Mi sono detto, testiamo anche quello di Bulk Powder, vediamo con quale mi trovo meglio. E poi un sacchettino da mezzo chilo, sempre di whey, al gusto cioccolato e caramello. Queste diciamo che possono essere più versatili per fare magari quelle ricette di dolci. Comunque ragazzi, con questo video volevo mostrarvi quello che ho ordinato da Bulk Powders. Come vi ho fatto vedere, la spedizione è stata molto rapida, è arrivato qualche giorno fa, ma ho avuto solo ora il tempo per poter registrare. Ieri pomeriggio sono andato a vedere con la vera Bohemian Rhapsody. È un film che a noi è piaciuto tantissimo, è riuscito a emozionarci. Ho visto che alcune persone l'hanno criticato. Io onestamente sono rimasto molto soddisfatto dalla visione, non mi sono annoiato minimamente. Poi vabbè, vedere le scene dei concerti, come è stato registrato il tutto, mi è piaciuto veramente tanto, mi sono emozionato parecchio. Volevo anche informarvi che ho letto il primo numero di Jagan. Primo numero che mi è piaciuto veramente tanto, l'ho finito sull'aereo di ritorno da Londra, molto bello, l'ho letto anche la Vero ed è piaciuto anche a lei. Adesso non vedo l'ora di prendermi questo secondo numero per poterlo leggere, cioè lo leggeremo entrambi e vedremo un po' come prosegue la storia. Adesso voglio leggere questa serie nuova della J-Pop che è Goblin Slayer. Sono curioso, onestamente, devo leggermi questo primo numero oggi, visto che ho tempo, dove mi metterò poi anche in live. Sicuramente lo carico in pomeriggio questo video perché non sarà lunghissimo. Per cui se vi va, passate sul mio canale di Twitch e vedetemi mentre gioco a Hollow Knight. Magari se vi va facciamo anche quattro chiacchiere, a me piace parlare mentre sono in live. E direttamente in live magari vi dirò cosa ne penso di questo manga. Lo leggerò adesso mentre renderizzo il video, tanto ci metto poco, lo carico, sarà molto rapido. E che altro dire, in questi giorni mi sto allenando come sempre, faccio le gambe doloranti, che ieri è stata giornata di carico pesi ed è stato bellissimo se non distruttivo. Comunque oggi leggerò, giocherò. Diciamo che mi rilasserò perché domattina si va in palestra e poi pomeriggio si lavora, per cui ci sta. Posso già informarvi che a metà mese farò un bel video acquisti, sia del mese di novembre e di dicembre, perché comunque non sono andato il mese scorso in fumetteria, per cui sarà bella pienotta la casella e questo video acquisti sarà bello grosso. Penso sarete felici perché comunque a me piace vedere sempre video acquisti, video unboxing, per cui penso che anche alla gente piaccia vedere un po' quello che compriamo, per anche mettersi a discutere di quello che si compra, se leggiamo le stesse cose, vedere, per farne un parere di quello che leggiamo, se ci piace o non ci piace. E secondo me la cosa bella dei video acquisti è questa. Ieri ho fatto una ricettina carina, magari se volete ve la porto. È stata praticamente l'impasto dei pancake con l'aggiunta di una banana schiacciata nell'impasto, cotta nel forno, facciamo diventare un tortino e creando tramite il cacao in polvere e l'acqua una glassa al cioccolato da mettere sopra e al centro, perché poi l'ho tagliata e al centro ci ho messo il formaggio greco, facendolo una sorta di Kinder Pinguì barra Kinder Fetta al latte molto fit. Ho notato che magari dentro mettere un pochino di zucchero o qualcosa che rende un po' più dolce lo yogurt greco, magari aromatizzarlo con una proteina in polvere, proprio perché sennò diventa troppo amaro, perché comunque il cacao in polvere è amaro
anche il yogurt greco, che non è per nulla dolce, tende a renderlo molto amaro. A me è piaciuto, ma devo ammettere che era un po' troppo amaro anche per i miei canoni, per quanto a me sta cominciando a piacere mangiare senza zucchero. Comunque, fatemi sapere se queste idee possono piacere, fatemi sapere se vorreste vedere questo bel full day of eating in settimana o come prossimo video. Vi informo già, vi ricordo che a metà dicembre ci sarà il video acquisti e a gennaio comincerò a registrare video collezione. E niente, non ho più nulla da dire se non ringraziarvi ancora per la visione di questo video e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!